Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò della levigatrice rotorbitale a batteria della Wesco modello W S2302. Mi è stato inviato appositamente dall'azienda per farvelo conoscere. Già io vi ho recensito due abitatori della Wesco, all'azienda è piaciuto come ve li ho presentati e quindi ha deciso di inviarmi altri articoli che in questi giorni, nei brevissimi video, vi farò conoscere. Io già questa l'ho provata, mi sembra che vada bene, quindi ho piacere di condividere con voi il suo funzionamento e le caratteristiche. Ovviamente vi lascerò il link giù, sia nella descrizione che nel primo commento, per poter vedere questo prodotto su Amazon, quindi leggere le caratteristiche tecniche, soprattutto leggere le recensioni di ciò che dice la gente che l'ha già provata, in più, ovviamente, eventualmente anche acquistarla. Quindi apriamo la confezione e testiamola assieme. Allora, vediamo le caratteristiche tecniche. In questo caso la batteria è da 2 A, una velocità ovviamente a vuoto, quindi senza la pressione sul pezzo, che va da 3.000 a 11.000, regolabile tramite questa rotella che indica dei numeri da 1 fino a 6, con dei click però intermedi fra un numero e l'altro. Il platorello, la parte sotto, è da 125 mm forato, quindi per agevolare l'aspirazione. Il peso dell'utensile è di circa 1,4 kg. E il tempo di ricarica della batteria è di circa un'ora. La plastica è abbastanza dura ed è ricoperta da questa gomma antiscivolo sulla parte superiore e sulla parte anteriore. La batteria è messa di traverso in modo da non ostacolarci nell'impugnatura, quindi è facile impugnarla senza avere il problema di eventuali sporgenze o ingombri vari. Sulla parte frontale c'è un pulsante protetto dalla polvere con una buona sporgenza. Il logo in rilievo in plastica, diciamo che è rifinita abbastanza bene. Questo è l'ingresso per l'aspirazione della polvere. In dotazione c'è anche un sacchettino per la raccolta della polvere. Ovviamente funziona, ma non funziona bene come funziona l'aspirazione esterna. Allora, adesso proviamolo direttamente su un pezzo di legno, proviamo a levigarlo e poi proveremo pure un pezzo di metallo dipinto. Per poter caricare la batteria sarà sufficiente quindi fare scorrere la batteria all'interno del caricabatterie in questo modo. In questo caso la batteria è già carica, quindi il LED rimane verde. Se fosse stata scarica, il LED sarebbe stato rosso, sarebbe diventato verde quando la batteria avrebbe raggiunto il livello massimo di carica. E allora adesso facciamo il primo test con la carta abrasiva in dotazione e proviamo a levigare questa tavola di legno davvero molto malandata. Vediamo la differenza e come possiamo vedere adesso è perfettamente liscia. Questa è la differenza della parte lavorata e questa invece la parte grezza. Vediamo se regolando un pochettino l'esposizione si riesce ad apprezzare meglio. Sì, decisamente si nota la differenza della parte levigata e della parte non levigata. Abbiamo detto che questo utensile ha 6 velocità, ma deve essere in grado di lavorare anche alla velocità numero 1. Ovviamente una velocità molto più ridotta rispetto alla velocità numero 6, però comunque deve essere in grado di lavorare senza arrestarsi quando arriva a contatto con il legno, già dalla velocità più bassa, quindi proviamo. E come vedete, anche alla velocità numero 1 riesce a lavorare perfettamente. In base al tipo di materiale sul quale dobbiamo lavorare, ovviamente andremo ad adeguare la velocità per non danneggiare la superficie, o comunque in base al tipo di lavoro che dobbiamo realizzare.
Sembra che vada abbastanza bene, parte levigata e parte non levigata. Ho cambiato disco e adesso rimuoverò la vernice da questa piastra di metallo. E come vedete è riuscita tranquillamente a rimuovere la vernice. Ci sono delle piccole tracce perché il metallo ha dei solchi, quindi all'interno dei solchi non è riuscito a penetrare, però è riuscita perfettamente a pulirla. E allora ragazzi, io ho finito con la prova di questa levigatrice rotorbitale della Wesco. Come abbiamo visto, riesce a levigare perfettamente il legno, è riuscito a rendere la superficie liscia. Quindi questa è la differenza tra la superficie, questa non è levigata, questa invece è levigata e abbiamo impiegato relativamente poco tempo. Questa invece è la parte con la velocità minima, abbiamo fatto la prova alla velocità numero 1 per vedere se si fermava e non si è fermato, poi l'ho portata fino a 3 ed è riuscito a levigarla, quindi devo dire che comunque il suo lavoro lo fa bene, ma io già l'ho provata prima di fare questa dimostrazione con voi, ho levigato il tetto di una cuccia per cani. Ed è andata abbastanza bene. Questa invece è la prova di sverniciatura. L'ho sverniciata abbastanza bene, ha rimosso tutta la vernice. Cosa dire, è un utensile comodo sicuramente perché ha la batteria, quindi non ci vincola l'utilizzo del cavo elettrico. Anche questo purtroppo però non ha l'indicatore del livello di carica di batteria. Questo è un vincolo su questa azienda che non ho capito perché abbiano adottato questo sistema. Era semplicissimo metterlo sia sulla batteria che eventualmente sul corpo dell'utensile. Comunque ha una buona potenza come abbiamo visto perché anche a velocità numero 1 non si ferma e lavora bene, non si è surriscaldato affatto né adesso né quando l'ho utilizzato per i fatti miei e devo dire che comunque come utensile lo valuto un utensile abbastanza efficace e funzionante. Vi lascerò ovviamente il link nella descrizione per poter vedere da vicino tutte le caratteristiche tecniche, tutte le recensioni di chi l'ha già provato e eventualmente anche acquistarlo. Quindi, cosa dirvi? Vi do appuntamento sia alle prossime recensioni dei prodotti Wesco, perché mi hanno inviato altri due prodotti interessanti che vi farò vedere pure, sia ovviamente a tutte le altre recensioni, altri video di fai da te, eccetera, che troverete sul mio canale. Adesso vi saluto, vi invito a mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile. Vi invito anche ad iscrivervi al mio canale, cliccare sulla campanella qua giù e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!